Ragazzi, ci siamo, eccoci qua, Polveriera Concept Space. Oggi festeggiamo il 18° del nostro Davide, qui con la Hollywood Animazione. È arrivato il momento di divertirci e venite con noi. I still want your hands up on my body. You still make my heart beat fast, Ferrari. With me in the wave, but in the morning. Do you still want me? Can I be honest? I still want your hands up on my body. You still make my heart beat fast, Ferrari. With me in the wave, but in the morning. Do you still want me? Portami dove non vedrò più la luce del sole. Si è fermato il tempo sul mio Rolex. Penso che non sia la mia impressione. Spiegami come. Accenderei fan, corriamo via dalle luci blu. Oh, mami, tocchiamo i 300 orari. Mi volano via gli occhiali e anche le tue nuove Gucci shoes. Ragazzi, eccoci qui alla Polveriera per il 18° del nostro Davide, qui con mamma e papà. Papà, la cosa più importante, un augurio da dedicare a Davide per i suoi 18 anni. L'augurio che lui possa realizzarsi, soprattutto con quello che desidera praticamente. Il suo più grande desiderio è quello di realizzarsi nel lavoro e spero che ci riesca, soprattutto. Mamma, il pregio di Davide, chi meglio della mamma mi può dire un pregio del nostro Davide, ma anche un difetto? Davide è sincero ed è altruista. Come pregio? Come pregio. Come difetto? Ha poca pazienza e poi un po' disordinato, va. Dalla mamma. Giustamente. Papà, confermi? Sicuramente, è così. Molto disordinato. Tanti auguri, Davide. Tanti auguri, tanti auguri, Davide. Auguri, auguri. Lunga vita. Sto mal di testa, non se ne va. Ma sto con te se lo vuoi. Ragazzi, mi trovo qui con i fratelli del nostro Davide, tutti maschi, quindi lui è il quinto. Parliamo con il primo. Parlo con Salvatore. Allora, Salvatore, prima di tutto facciamo un augurio bello, importante a Davide. Che sia felice, basta, semplice. Che persona è Davide? Come fratello, capite? Tu che vivi insieme a lui, in casa insieme, che tipo è? Niente, non da uno che non dà fastidio, generalmente. Don't meet l'altro. Sì, generalmente sì. E l'ultimo invece, come ti chiami? Gianluca. Gianluca, com'è Davide come fratello maggiore? Divertente. Simpatico. Simpatico. Tipo che fa? Mi fa divertire. Wow, uscite insieme, andate in giro, che fate voi di solito a casa? Sì, usciamo alcune volte. E mi puoi fare un augurio bello nella telecamera per Davide? Ti auguro tanti anni di felicità e di vivere sempre felice e sereno. Oh, ora no, ci pensi tu, l'altro fratello. Ti chiami? Matteo. Matteo, loro sono stati buoni, voi fate un po' i cattivi. Che è una cosa di Davide, che è tipo un difetto che tu dici, ma no, Davide, perché questa cosa, non sa cagno, perché? Parla sempre. In continuazione? Mamma mia. Pure a casa? Sì. Ha un argomento fisso, che parla sempre la stessa cosa. No, cambia. Cambia tipo gli argomenti suoi preferiti. FIFA. Quindi è malato di PlayStation. Sì. E poi? La professoressa di storia. Perché gli piace o perché è pesante? Perché è pesante, la gozzolina. Ok. E dai, fammi un augurio bello, importante, per Davide. Ti auguro... Qualcosa c'è, mi auguro. Buon compleanno. Buon compleanno, bravo, andiamo. Francesco, tu sei il... In ordine. Il secondo. Il secondo. Francesco, tu ci puoi raccontare un aneddoto particolare di Davide? Avete fatto qualche guai insieme? Certo. Tipo? Ogni tanto facciamo gli scherzi all'ultimo. A chi? All'ultimo, al più piccolino. A papà... A nonnismo, praticamente. Certo, okay. Bisogna educarli. Ho capito. Quindi andate davanti, però andate tutti d'accordo. Sì, sì. Quindi volete bene, sì. Anche se non è vero, che sì. Ok, fammi anche tu un augurio a Davide. Cosa vogliamo augurare per il suo 18° compleanno? Auguri di un 18 anni molto felice e di campare a tanto. Di campare tanto. Tanto che l'augurio che facciamo tu. Davide, auguri!
casa dobbiamo dire la parola magica. Pisca, tusca, topolino. Diciamolo insieme. In che senso? Così ti vado a pensare. In che senso? No, nel senso. Troppo energico. Senta con me. Non ci piace. Ragazzi, siamo qui alla polveriera con i migliori amici di Davide, con Gianmaria e Alessandro. Amici di vita o di scuola? Entrambe le cose. Quindi da quanti anni conosci Davide? Da 5 anni. 5 anni? 5 anni. Ok, ragazzi, com'è Davide? Cioè, Davide chi è? Com'è fatta? Domanda difficile. Com'è fatta Davide? Domanda difficile. Tipo? È difficile descriverlo con un solo aggettivo, perché non basterebbe. Una parola che secondo voi qualifica Davide? È molto eccentrico. Addirittura. Alternativo. Secondo voi la donna ideale paragonata a una VIP per Davide? Una VIP, Diletta Leotta ovviamente. Giorgina Rodriguez. Ah, giustamente, un livello altissimo. Ragazzi, però è una cosa fondamentale che a me serve capire. Parliamo di Lutti. Di Lutti. Com'è morto Luigi XVI di Francia? A un certo punto si è fatto vecchio ed è morto. Quindi è vicciaio. Più o meno. Se immagini un assassino, no? Perché lui è stato assassinato. Come? Che ci hanno tolto? Ci hanno tolto una cosa fondamentale. Senza quello non può vivere. La vita. Sì, però fisicamente, che c'è tu? Fisicamente. Ci hanno tolto un pezzo importante. Un pezzo, non mi viene in mente, chiediamo al collega. Pezzo più, secondo te un pezzo che ci hanno dato sul povero Luigi, qual è stato? Il cuore. No, più alto. La testa. Bravo, questo sì. Invece, Hitler, come è morto? Parla che si sia suicidato. Come? Però non è sicuro. È tipo, come sei sparato? Secondo o me. Pure l'hanno sparato. Lui o gli altri? Si dice che sei sparato. Ma Hitler chi è? Era un pazzo. Well, perché che fai? Come Davide, però ancora peggio. Quindi Davide è una guerra in capo. Esatto. Okay, quindi era un augurio però particolare. Capite? Facete un augurio, che ne sacci, una cosa unica. Davide per 100 anni. Ah, tipo Gigi D'Alessio, eh? Forse tu fai un augurio unico per Davide. Davide cambia 100 anni. Ah, comunque è buono. Davide è long, raga. Auguri a Davide qui alla polveriera con i migliori amici. Come nella stessa stanza sono in ciabatte, sto fumando ganja, vado su Marte. Ermano tale che passa dalla centina di Valigia, la tua tipa che chiama a Setalon. Tu sei una cuna matata, ma senza alcuna patata. Ragazzi, siamo qui con le amiche di Davide. Parlo con Marisa, Assunta, Gabriella. Ma Davide a scuola che tipo è? Che persona è? Mistica. Mistica? Ovvero? Mistica. Un insieme di cose. È un mix, vero? Sì, è molto intraprendente, anche sempre molto attivo, no, veramente. Lascia copiare o copia? Copia. Ah, copia, quindi c'è la diretta proprio, quindi è abbastanza intelligente, Davide. Sì, sì. Sì. È la sua materia preferita? Storia. No, no, quindi. Educazione fisica. Brava, educazione fisica. Però fare la battuta. Però Davide ha un pregio. Quindi, secondo te, qualificami Davide con un solo aggettivo, anche con una sola parola, secondo te rispecchia appieno Davide? 2. Simpatico ed educato. Simpatico. Pure per me è simpatico. Ma che un degrado. Ma educato perché si rapporta bene anche con le ragazze, non è un. Sì, è sempre molto rispettoso, educato. Educato. Però adesso devo capire, voi quanto conoscete Davide? Secondo te, Davide, nell'intimo, come si farebbe chiamare? Non lo so. Secondo te, Davide? Cucciolino. È tenero. Secondo te? Davidino. Come Davidone. È un'allusione, no? Come, ragazze, finiamola qua, facciamo un augurio bello, importante, per Davide. Auguri Davide. Auguri Davide per 100 anni. Ma tu quanti 100 anni? Pure prima. Tanti auguri. Sei pure un bacetto. Quindi ragazzi, qui dalla polveriera, auguri a Davide. Auguri a Davide.